Ma non dovevano vincere lo scudetto, questi qua, forse, spero, non si qualificano neanche per la Champions. Ahia, Roma, Fiorentina, Lazio, Atalanta, andatevi a prendere quel quarto posto, glielo dovete scippare quel quarto posto, perché se lo merita Allegri, Allegri e il suo cortomuso, una squadra che gioca male, malissimo, da tutto il campionato e volevano vincerlo questo campionato, erano convinti, e ci avviciniamo allo scudetto, non è così. Attenzione a questo Bologna che a me, che devo incontrarlo da interista, fa un po' timore, ma dopo Medel, perché ti fai buttare fuori senza motivo? Comunque, il Bologna prende un bel pareggio, la Juventus, ragazzi, rischia. Rischia perché c'è Juventus-Lazio ancora da giocare, ma a prescindere da quello che ha da giocare, ma sta Juventus, ma come gioca? Ma come gioca? Ma anche lì, ma cos'è? Inizia dall'alto, dalla dirigenza, da tutti questi personaggi. Io non lo so. Io la Juventus davvero la vedo fuori dalle quattro. La vedo fuori dalle quattro perché doveva andare in tranquillità verso almeno verso il quarto posto. Ma adesso la Roma, ragazzi, la Roma, arromaccia, arromaccia di Mourinho. Se mi fa questa cortesia di andarsi a prendere il quarto posto, quanto mi piacerebbe a me, a tutta mezza Italia. Diciamo, c'è la possibilità, e se non è la Roma, c'è la Fiorentina, perché all'ultima giornata o alla penultima c'è Juventus Fiorentina. C'è ancora tanto da dire di brutto per la Juventus in questo campionato, ma tanto, tanto, tanto. E hanno ragione tutti quelli che si lamentano di Allegri. Allegri credo che sia l'allenatore più pagato di questo campionato, ma non ha portato niente. Ormai il campionato è finito e Allegri non ha portato niente, non c'è stato niente perché appartiene a un gioco vecchio, a un calcio che non c'è più. C'è tutto. Queste decisioni della Juve, una dietro l'altra, a livello di dirigenza, sono state sbagliate, completamente sbagliate. L'unica giusta che hanno fatto un po' è Vlahovic, ma un po', ma neanche più di tanto, perché la squadra dietro è cariata, ci sono zone del campo che non riesce a coprire. È una squadra anche lo stesso spirito Juve, Chiellini rimane, non rimane, Bonucci ormai in panchina, non è più titolare, cioè quella Juventus là della BBC, Buffon, è finita completamente quest'anno e la finisce con Allegri, cioè una squadra vecchia, questa che doveva essere rifatta e invece cosa hanno fatto? L'hanno ancora di più invecchiata, bene così Fiorentina, bene così Lazio, bene così Roma, bene così Atalanta, andategliela a togliere quel quarto posto, perché una Juventus in Europa League è una bellezza che non avete idea, è una bellezza che non avete idea, e volevano vincere lo scudetto. A un certo punto credevano di vincere lo scudetto e tutto cambia nella partita di Juventus-Inter. Juventus-Inter cambia la storia, la mini storia di questo campionato per tutte e due squadre. Perché da un lato c'è un Inter che è cominciato a correre di nuovo. Dall'altro lato c'è una Juventus che si è sgonfiata. Non puoi perdere pareggiare col Bologna in casa a queste poche giornate dalla fine. Fai rientrare tutto il resto della truppa dietro. Ragazzi, l'Atalanta gli manca una partita, ma dopo c'è anche la Fiorentina, c'è la Lazio e la Roma. Queste squadre sono squadre che adesso gli si accende proprio il lampione e dicono: Ops, ragazzi, sapete che vi dico? Io vado a lottare per il quarto posto perché è chiaro che Milan, Inter, la Champions se la vanno a prendere, il Napoli dovrebbe prendersela. Quindi quella che rimane solo, la preda che ci piace anche bella, è la Juventus. Ragazzi, incredibile, sono curioso di vedere e sentire cosa dicono gli altri, dicono i tifosi della Juventus, perché è un bruttissimo pareggio, un bruttissimo pareggio. Piccola cosa su Medel e l'isteria del calcio italiano, ma Medel, ma scusami, non ti sta dando il rigore contro, quello è giusto che gli dai il rosso, non ti sta dando il rigore, che forse c'era, forse non c'era, secondo me era fuori area pure, però diciamo, ogni volta con la Juventus gli piaceva prendere i rigori anche con l'Inter, perché ti hanno sfiorato l'alluce dal piede, e adesso prenditela tu. Comunque Medel, ma che bisogno c'era?
Ma che bisogno c'era di fare quel casino lì? Vabbè, io capisco la trance agonistica, però prendersela con l'arbitro, ha fatto bene a dare il rosso. Ha proprio fatto bene. Ragazzi, like se vi piace questo pareggio della Juventus. Like, assolutamente like. Iscrivetevi se non siete già iscritti. Seguitemi su Instagram, DiegoCTN08. Iscrivetevi qua su YouTube, commentate, sapete tutto. A più tardi. Ciao ciao.